Buongiorno a tutti, grazie per la partecipazione. Permettetemi di dirvi che state leggermente sopravvalutando le mie capacità e le mie qualità. Non dico come quello là che le cose che diceva, le notizie sulla mia morte sono largamente esagerate, no? Ecco. No, però vabbè, nei limiti delle mie possibilità e delle mie capacità cercherò di raccontarvi qualche cosa. La presentazione è tratta ancora dalla traduzione che aveva fatto il Pamstraller del libro di Reichmann nel capitolo sulle termiche, l'ho un po' ristretta e ridotta a alcuni punti che ritengo siano essenziali. Allora, la prima cosa da capire, credo che ormai la dovremmo aver capito tutti, che le termiche si formano perché l'aria si scalda a contatto col terreno, quindi il primo concetto è che bisogna, per cercare le termiche, bisogna cercare dove il terreno è dato. La radiazione solare, con l'aria pulita, limpida, poco inquinata, non scalda praticamente assolutamente l'aria, scalda il terreno e si scalda l'aria a contatto col terreno. Con l'aria inquinata le cose vanno un po' peggio, ne sappiamo qualcosa qui noi nella pianura padana, dove difficilmente, anche con delle condizioni di insolazione molto forti, con delle temperature anche molto alte al suolo, difficilmente riusciamo poi a trovare le termiche. In altre nazioni dove l'aria è un pochino più pulita, questo meccanismo funziona decisamente meglio. Le condizioni che determinano il raggiamento solare sono varie. Le ombre delle nuvole quando ci sono i cumuli. Naturalmente, dove il terreno è rimasto più tempo in ombra, lì si è raffreddato, è difficile. Però spesso la termica parte, se parte, nella zona di confine tra sole e ombra. Quindi una delle cose da andare a cercare è il confine tra il sole e l'ombra. Le zone di ombra estese, tipo quelle causate dalle velature, normalmente spengono un po' tutto, però in qualche caso ci possono essere lo stesso delle ascendenze. Foschia, polvere, smog ritardano sicuramente la formazione dell'attività convettiva perché le particelle sospese nell'aria assorbono la radiazione, quella che invece con l'aria limpida dovrebbe passare e andare a scaldare soltanto il suolo. E quindi il risultato è che invece che avere il contrasto tra l'aria relativamente fredda in quota e l'aria calda al suolo, che è quella che genera la termica, finisce che l'aria calda tutta, sia al suolo che sopra, la termica non si forma più. L'angolo dell'irraggiamento solare, sappiamo, insomma, l'inverno il sole basso sull'orizzonte, quindi sulla parte pianeggiante irraggia di meno, però sui costoni che sono esposti al sole l'irraggiamento può essere ancora abbastanza buono. Bah, questi numeri li dà il Reichmann sul suo testo. Praticamente cosa dovrebbero indicare? Dovrebbero indicare irradiazione riflessa, quindi per differenza la parte che invece viene assorbita dal terreno, vale a dire il terreno che riflette poco
è quello che scalda di più perché assorbe la maggior parte della radiazione solare. Quindi campi di cereali, ok, va bene, la terra scura va bene, la sabbia umida va ancora abbastanza bene, il terreno bruno, sabbia asciutta qui non lo so perché dice che irradia di più, però insomma, la sabbia asciutta si scalda abbastanza. Erba comincia già a non andare tanto bene. Campo arato asciutto, secondo la nostra esperienza, va abbastanza bene. Deserto non ce l'abbiamo, neve e ghiaccio, ormai con il riscaldamento globale, neve e ghiaccio sono molto rari, lasciamoli perdere. Allora, ecco, questa qui è una cosa che dice il Weismann, che ho cercato di sintetizzare, può essere utile. Immaginare di fare una passeggiata sul terreno sotto di noi. Sulla sabbia solata sicuramente ci baciamo i piedi, quindi vuol dire che lì l'aria a contatto della sabbia solata sicuramente scalda parecchio. In mezzo a un bosco un pochino più difficile. Nel campo di patate e grano l'aria calda sarebbe insopportabile. Cosa vuol dire? Che è caldo tutto. Sia l'aria a contatto col terreno sia quella sopra, quindi è meno facile che si formi la termica. Il distacco della termica. Distacco della termica, questa è una cosa molto importante per, diciamo, come criterio per andare a cercare da dove parte la termica. Allora, contrasti termici, spigole di costone in montagna, fianco scaldato di più, fianco scaldato di meno. Confini di zone boscose, il limitare del bosco rispetto alla pianura, confini in zone innevate in montagna, non è tanto il nostro caso, confini terracqua, abbiamo sì, pochi esempi da noi, qualche laghetto, ma non significativo. Temperature locali molto alte, vabbè, incendi, stabilimenti industriali, ce n'è pochi nella nostra zona, adesso poi sono tutti fermi. Ecco, impulsi di movimento, automezzi, partenza con varicella, un movimento d'aria per condensazione di generato e una cosa che qui il Reisman non ha notato, che io ho notato più di una volta sulle stazioni, l'arrivo del treno. L'arrivo del treno che smuove l'aria surriscaldata sulle rotaie e sulle traversine. Mi è capitato più di una volta sulla stazione di Tortona. Su quella di Voghera ho volato meno di frequente anche perché lì ci sono i limiti di quota. Sulla stazione di Tortona, in effetti, più di una volta mi è capitato, che lo zerino diventasse, se non un più uno, almeno un più mezzo, poco dopo che era passato il treno. Questo effettivamente è qualcosa che succede. Una cosa più particolare che ricordo. Di un volo a Rieti, non so adesso quanti di voi sono familiari con il paesaggio di Rieti. Comunque c'è un punto dopo il lago del Salto, andando verso Capistrello, una piana di Scurcola. E lì c'è un punto dove c'è il costone dal quale sbuca la galleria dell'autostrada che da Roma va all'Aquila. Io ero lì aggrappato a questo costone, chiaramente esposto a nord-est, quindi era un giorno col vento da nord-est, quindi quelle condizioni che generalmente sono più difficili. E io cercavo di galleggiare aggrappato a questo costone. E nell'andare avanti e indietro passavo praticamente sopra lo sbocco della galleria e lì effettivamente ho notato che tutte le volte che usciva un camion o una macchina dalla galleria lo zero positivo diventava decisamente più positivo. Quindi gli impulsi di movimento confermo che sono un motivo molto valido per il distacco con la calma di vento. Col vento diventa tutto da una parte più difficile e da una parte più facile. Allora, se il vento non è molto forte e
sicuramente un aiuto per il distacco della termica. E però bisogna sempre fare attenzione a questa cosa qui, cioè le sporgenze, gli spigoli, le asprezze del terreno, le irregolarità, i boschi, i confini in continuazione e le spiagge con vento dall'acqua. Faccio un esempio, uno dei punti dove più facilmente possiamo andare a cercare la termica è il deposito delle macchine, no? Quello del posto delle macchine, quello lì è grandissimo. Mai più andare a cercare la termica sopra, al centro, bisogna andare a cercare sugli spigoli di quel grande rettangolo. Naturalmente, gli spigoli non sopra vento, ma sotto vento, immaginando appunto che il vento passa sopra tutte le macchine surriscaldate e la termica si stacca dall'estremità opposta da dove arriva il tempo. Col vento forte, il vento se è molto forte effettivamente spezza tutto, rompe la termica e quindi diventa praticamente impossibile provare qualche cosa. Lo spigolo molto accentuato e alto, un portale di distacco di termiche, però da noi situazioni di questo genere ce ne sono proprio poche. Quindi meglio tutto sommato per un volo basato sulle termiche, il vento relativamente debole, diciamo a regime di brezza, ecco, cioè dell'ordine della decina, al massimo 20 km, sopra i 20 km all'ora comincia già veramente a diventare difficile. Qui è un esempio di come un costone battuto dal vento può determinare un distacco della termica. Uno andrebbe a cercare, sicuramente trova la dinamica qui, e poi sopra una certa quota rispetto alla quota del costone la salita non c'è più, però facilmente la salita prosegue dalla parte sottovento, dove uno non se l'aspetterebbe, perché qui si aspetterebbe soltanto dalla grande scendenza, semplicemente perché l'aria calda spinta dal vento, poi qua riesce ancora a salire. Naturalmente tutte queste considerazioni che stiamo facendo, diciamo che devono avere sotto comunque un presupposto. E che è quello della lezione che ha fatto il Corrado. Cioè, bisogna che l'aria sia instabile. Vale a dire, bisogna che l'andamento della massa d'aria, della quota della temperatura della massa d'aria con la temperatura, sia tale da permettere l'instabilità, perché altrimenti non c'è niente da fare. Può essere tutto caldo, ma l'aria non si muove, rimane tutto fermo. Quindi tutte queste belle cose che abbiamo visto fino adesso, sull'irraggiamento solare, sulle condizioni che facilitano il distacco della termica, su dove andare a cercare la termica, valgono solo se quel giorno le condizioni sono tali da permettere la formazione delle termiche, altrimenti non c'è un cacchio da fare, lo sappiamo bene. E questo dobbiamo ricordarci. Quindi la prima cosa, prima di andare a caccia di termiche, è documentarsi bene sulle condizioni meteorologiche della giornata. Se la giornata è buona, tra virgolette, allora poi valgono tutte queste considerazioni per andare a cercare le termiche. Questo è un po' il discorso di base. Il centraggio alla fine, poi ognuno ci fa i suoi sistemi. Questi sono tre metodi suggeriti sempre appunto dal libro del Rush. Allora, l'ipotesi è che l'intensità della salita aumenti procedendo da sinistra verso destra. Quindi in questo caso la cosa più intuitiva è
io ho capito che in un qualche modo che la termica, la salita è più forte di qua, quando arrivo qua raddrizzo e poi riprendo il giro. Secondo Reisman questo è un metodo poco preciso, però piuttosto che niente. Altro sistema, ho capito di nuovo che l'intensità della salita aumenta andando da sinistra verso destra, quindi arrivo qui, ho finito il giro, stringo in modo che il giro successivo lo faccio più spostato a destra. Ovviamente stringo, dipende, se io sto già girando stretto, qui c'ho poco da stringere. Certo, se sono abituato e questo genere non va molto bene, sono abituato a girare largo e vabbè, allora c'ho margine per stringere e poi ripeto magari l'operazione al giro successivo e riesco a portarmi meglio al centro della terra. Il sistema migliore, sempre secondo Reisman, è combinare i due. Quindi, arrivato qui, stringere e poi arrivato qui, allargare, in modo che praticamente quasi in una sola manovra si riesce ad acchiappare il centro della terra. E di nuovo anche qui. Tutte queste belle cose presuppongono che cosa? Presuppongono di aver già capito che mentre io sto girando qui, in realtà la termica è più forte qui. Come lo capisco? Facendo. Allora, intanto, il presupposto di tutte queste cose qui è il pilotaggio pulito. Pilotaggio pulito significa la spirale corretta. La spirale corretta significa la solita storia delle tre cose da mantenere costanti: pendenza, cadenza e velocità. La velocità si aggiusta con l'altezza del muso sull'orizzonte, tutte queste cose si controllano traguardando non gli strumenti, cioè gli strumenti non servono in queste cose. Bisogna guardare il musetto dell'aliante rispetto all'orizzonte. La velocità si tiene a posto tenendo fissa l'altezza del muso sull'orizzonte. La pendenza si tiene a posto guardando l'inclinazione rispetto all'orizzonte. La cadenza si tiene costante guardando la velocità con cui l'orizzonte scorre rispetto al muso dell'aliante. Quindi la prima cosa è imparare a tenere costanti queste tre cose, senza guardare gli strumenti. Velocità costante, inclinazione costante, pendenza costante. Allora, questo permette di fare il cerchio regolare perfetto. Allora, a quel punto si va a guardare l'indicazione del variometro, ricordandosi che l'indicazione del variometro comunque è sempre leggermente ritardata. E quindi si scoprirà che, per esempio, il variometro segna di più quando si è in questa fase. Ecco, a quel punto bisogna capire che la salita migliore è da quest'altra parte, non di qua, non dalla parte dove il variometro segna di più, perché il variometro dà indicazione in ritardo. Queste cose richiedono una sola cosa, richiedono allenamento, richiedono volare tanto, volare tanto, volare tanto, anche nelle giornate cosiddette di merda, dove le ascendenze sono deboli, meglio perché si diventa più attenti e più sensibili anche alle piccole variazioni e quindi si riesce più facilmente a fare queste manovre. L'altra cosa da ricordare quando si fanno le manovre di centraggio è preferibile fare comunque variazioni della traiettoria piccole e poi fare ancora almeno un giro e vedere come va. Fare variazioni molto grandi si può tradurre nel perdere completamente la tecnica, uscire completamente dalla tecnica, perché la correzione potrebbe essere sbagliata. Se la correzione è piccola, anche se è sbagliata,
Vabbè, invece che migliorare si è peggiorato, però non si è persa completamente la termica. Se la correzione è grande ed è sbagliata, addio termica. E lì a quel punto, se uno è già basso e sta lottando per cercare di non andare per terra e perde anche quel poco che ha trovato, e allora la situazione diventa veramente brutta. Tenuto conto poi anche del fatto che quando uno è sotto stress perché è basso, finisce che comunque la qualità del pilotaggio ne risente. Anche questo bisogna metterlo in conto. Bene, allora, viste tutte queste cose, guardiamo ancora un attimino due disegnini che mette Grassmann, come si può arrivare ad avere delle formazioni di coperture stratificate, grossi cumuli che si spengono, l'ascendenza sotto si spegne perché il grande cumulo poi mette in ombra il terreno e poi però rimane in quota tutta l'umidità che è stata sollevata e questa forma la stratificazione che mette in ombra. Nel caso invece sempre di stratificazione col vento, dove andare a cercare la salita, chiaramente bisogna andarla a cercare dove c'è rimasta ancora un po' di raggiamento, dove il terreno rimane ancora sul riscaldato tra una copertura e l'altra, tenendo conto anche dell'effetto che il vento causa sulla salita, sull'inclinazione della termica. A questo proposito, ecco, io ricordo sempre la grossa differenza che c'è tra il vento con la componente da est e il vento con la componente da ovest, ricordando che il vento con la componente da est fa sì che l'ombra del cumulo che si forma finisca per andare a spegnere la sorgente della termica. Invece, se la componente è da ovest, e noi normalmente vogliamo nel pomeriggio, quindi quando il sole illumina da ovest, l'ombra del cumulo non va a fermare il punto dove si forma la termica. Quindi il risultato di questo è che con il vento, con la componente da est, generalmente i cumuli, ammesso che ci siano, hanno una vita più breve, si spengono più rapidamente e invece con la componente da ovest durano di più. In generale, comunque, i venti con componente da est sono sempre più difficili. Ricordo anche l'aspetto per quanto riguarda i costoni, di nuovo. Con il vento con componente da ovest, la parte assolata del costone è anche sopravvento, e quindi c'è vento e sole che aiutano. Con il vento da est, la parte che è battuta dal sole è sottovento, e viceversa, la parte che è battuta dal vento è in ombra o comunque a meno riscaldamento. Ma a quel punto dipende, cioè se il vento è molto forte e vabbè, allora funziona la parte dinamica e quindi anche se il costone è in ombra, però si può trovare una salita lo stesso data dal vento forte e dalla dinamica. E viceversa, dalla parte sottovento c'è anche la termica di sottovento. La termica di sottovento perché, per esempio, il fondovalle, se è ben illuminato, è comunque un grosso serbatoio di aria calda, la parte più bassa del costone non è certamente interessata dal vento che gli arriva dall'altra parte, e quindi può comunque dare luogo a un innesco e quindi a una prima salita di aria. Nel primo punto dove il costone ha una discontinuità,
quell'aria si stacca e dopo sì, poi salendo diventa influenzata dal vento. Quindi la termica di sottovento più facilmente, tanto si staccherà, non dico a metà del costone, ma comunque sicuramente non sulla cima del costone, dove appunto il vento batte e fa già l'effetto di discesa. E poi sicuramente è una termica che soprattutto all'inizio, vicino al costone, da dove parte, è sicuramente una termica molto difficile da tenere e da sfruttare. Però esiste, non è quindi non è da scartare a priori che un costone ben battuto dal sole, anche se sottovento, riesca ugualmente a dare una buona una termica utilizzabile anche se con difficoltà. Oh, allora, sparito tutto. Andiamo ad immaginare. Fermiamoci un momentino, facciamo un attimino di pausa. Ci sono domande, osservazioni su questa prima parte. Gli sblocchi i microfoni. Eccolo. Franco, volevo chiederti una cosa. Ciao. Ciao. No, nella tua esperienza mi confermi il fatto che, diciamo così, essere un po' troppo smanettoni con i piedi e con la barra in termica sia una cosa controproducente? Perché io ho questo difetto e anche nell'ultimo volo che ho fatto col Paolo mi ha un po' cazziato per questa cosa. E volevo chiederti se è una cosa che veramente influenza tanto la qualità del pilotaggio. Allora, io posso dire che quelle rare occasioni che ho avuto di volare con un personaggio del calibro di un certo Leonardo Brigadori, la cosa che mi ha impressionato di più è che i comandi erano fermi, fermi e l'aliante andava comunque dove voleva lui. Quindi, e questo è stato uno dei maggiori, dei più grandi piloti comunque di volavela italiani. Quindi da questo punto di vista sicuramente il movimento eccessivo dei comandi non va bene. Da un punto di vista diciamo più ingegneristico e fisico basta pensare una cosa, che alla fine di tutti i movimenti l'effetto risultante è quello della media di tutti quei movimenti lì. Quindi siccome ogni movimento che fai di una superficie di governo, comunque tu sottrai una quota di energia a quella poca che hai a disposizione, perché comunque gli effetti che produci con il movimento delle superfici di governo, non hai il motore, quindi sono tutte a scapito dell'energia che hai a disposizione. Quindi, detto in altri termini, ogni azione su una superficie di governo è comunque un effetto di freno, e comunque se tu aprissi un attimino il diruttore è equivalente. E quindi questo sicuramente non ti migliora la qualità del tuo volo. Poi diciamo che allora si può fare una differenza tra il movimento completamente scoordinato e senza una motivazione, e invece il movimento, magari anche con escursioni anche forti, richiesto dalla necessità di stare dentro in una termica turbolenta e rotta, e beh, allora la cosa è diversa. Cioè, a un certo punto, se io, soprattutto in condizioni di vento, oppure non so, devo lavorarmi un rotore, che è una roba di quelle da passare dal più 5 al meno 10, e cavolo, è lì certamente che io con i comandi devo lavorare fortemente e anche con escursioni molto, molto grandi. Lì non c'è verso. Però se mi devo lavorare il termichino serale da 20 centimetri, 30 centimetri, è più sto fermo e più i miei 20 centimetri magari diventano 25-30. Sì, questo sicuro.
Allora, diciamo una cosa, che non è il trucco, comunque il segreto del pilotaggio perfetto è tutto basato sull'anticipo. Vale a dire, noi, adesso faccio una piccola digressione, allora, noi siamo su un mezzo che è sostanzialmente una massa inerziale, che non ha nessun riferimento con il terreno. Faccio sempre la grossa differenza rispetto alla guida dell'automobile. Noi sappiamo tutti che, comunque se non lo sappiamo ce ne dobbiamo rendere conto, nel caso della guida dell'automobile abbiamo una risposta al movimento dello sterzo che è immediata, perché se siamo nei limiti dell'aderenza dei nostri pneumatici sulla strada, il movimento dello sterzo può far nascere istantaneamente tutta la forza necessaria per cambiare la nostra traiettoria, nei limiti dell'aderenza, chiaramente, no? Quindi c'è una risposta tra il movimento dello sterzo e la traiettoria della nostra automobile che è praticamente immediata. Nel caso della Liante, la cosa va un po' diversamente. Nel caso della Liante, la Liante è una massa inerziale, ha i suoi tre principali assi di inerzia, verticale, trasversale e longitudinale. Rispetto ad ognuno di questi assi di inerzia ha delle superfici di comando che possono determinare una rotazione rispetto a questi assi, no? E ho capito, però la rotazione cosa vuol dire? Vuol dire che se io, quando io muovo i miei comandi, la mia cloche, la mia pedaliera, faccio nascere una forza. Questa forza intanto è limitata comunque, e poi non è come nel caso dell'automobile che fa immediatamente cambiare la traiettoria. Questa forza fa cambiare l'assetto, ma dopo è l'assetto che fa cambiare la traiettoria. Quindi c'è un ritardo abbastanza consistente fra l'intervento che io faccio sulle superfici di governo e il risultato che ottengo in termini di traiettoria, perché questo passa attraverso prima un cambiamento di assetto. Quindi se io voglio virare, do la cloche, ok, allora prima la Liante si inclina e poi una volta che si è inclinato comincia a girare. Sono due tempi diversi. Allora, capito tutto questo, cosa succede? Che il pilotaggio pulito, quello che consente di far andare la Liante dove si vuole con il movimento assolutamente minimo dei comandi, è tutto basato sull'anticipo, è tutto basato sul fatto di riuscire a percepire dal traguardo del musetto della Liante rispetto all'orizzonte le piccolissime variazioni della traiettoria e agire sul comando in anticipo rispetto a che queste variazioni diventano troppo grandi. Esempio, controllo della velocità. Controllo della velocità, altezza del muso sull'orizzonte. Ok, io appena percepisco che il muso mi si sta alzando, immediatamente sposto leggermente la barra in avanti, ma non aspetto che la mia velocità sia diminuita di 10 km all'ora per poi buttare la barra in avanti, fare la fondata, vedere che magari aumenta di 20 km all'ora e poi tirare la barra indietro. Quindi tutto sta in questo giochino, cioè di riuscire a percepire le piccole variazioni di assetto e prima che queste diventino troppo grandi agire sui comandi con la quantità esatta che serve per annullare solo quella piccola variazione che stava cominciando a venire fuori. Di nuovo risulta tutto questo volare. Ho stato chiaro? Grazie. Sì, aggiungerei che usando l'esempio che ha fatto Franco, sulla macchina tu hai un accoppiamento quasi meccanico. È vero che tra il cerchione e l'asfalto c'è in mezzo la gomma, però è un accoppiamento meccanico. Mentre in volo i comandi si muovono in un fluido.
con tutto quello che ne consegue. E poi una massa che reagisce con una tempistica che è nel tempo. Se tu avessi il muso, non è che accedi subito, devi prima spendere la componente peso lungo la traiettoria, prima di raggiungerla. Capito? Però devi prevederlo prima, tutto lì. Quello dice lui in sostanza è questo. Sì, sì, ma infatti la grossa differenza è proprio quella lì, il fatto che tu per cambiare la traiettoria devi comunque provocare un'accelerazione. Tu hai una massa e la fisica ti dice devi avere una forza. Allora, se tu vuoi ottenere un effetto di cambiamento di traiettoria, devi produrre un'accelerazione e devi produrre una forza. Qual è la differenza? Che nel caso della macchina, ripeto, finché sei nei limiti dell'aderenza, la forza è qualunque. Quindi tu sostanzialmente puoi decidere già il cambiamento della traiettoria. L'aderenza ci penserà lei a dare tutta la forza necessaria per fare quel cambiamento di traiettoria che tu volevi. Nel caso dell'aliante non è così. Le forze sono limitate. Le forze sono limitate e quindi l'effetto sulla massa inerziale dell'aliante è molto più limitato e comunque mentre l'azione sullo sterzo implica come diceva Dammino con un legame praticamente meccanico il cambiamento della traiettoria e l'aderenza ci pensa lei a generare tutta la forza necessaria per quel cambiamento che io ho voluto fare, sempre se non esagero, perché sennò perdo l'aderenza. Nel caso dell'aliante non è così. Nel caso dell'aliante l'azione sul comando non determina il cambiamento della traiettoria. Il cambiamento della traiettoria avviene dopo come conseguenza del cambiamento dell'assetto. L'azione sul comando cambia l'assetto, non la traiettoria. La traiettoria cambia dopo che è cambiato l'assetto. Va bene, allora, cominciamo a volare, andiamo, prendiamo un traino, facciamo il giro del retorbido, andiamo su Nazzano e dove andiamo a sganciare? Andiamo a sganciare qui, sul cimiterino di Rocca Susella. Allora, più delle volte, se c'è la giornata, c'è, e qui c'è il termichino. Perché qui c'è il termichino? Se c'è una componente di vento da est, l'aria calda arriva di qua, qui c'è una piccola insenatura, arriva di qua, qui trova un costoncino, ecco, il nord-est viene su di qua. Se c'è la bavetta di sud, qui c'è tutta l'aria calda, qui del fondo valle, la bavetta di sud la spinge, qui c'è il costoncino. Cos'è che gli dà l'ultima spinta? È il cimiterino, le tombe, classica fonte di calore, i marmi delle tombe, il cimiterino, gli dà l'ultimo frazione di grado che fa partire la terra. Quindi un punto. E illumini. Sì, un punto dove andare, ma adesso con i LED fanno un po' meno. I LED scaldano meno. E quindi questo qui è sicuramente un primo punto dove andare a cercare la terra. Nelle primissime ore vale, funziona anche abbastanza, più la cosa spostata di qua, soprattutto appunto se c'è la bava di nord-est, perché al mattino tutta la parte che ha preso più sole al mattino è questa parte qui del pendio, quella esposta a est. Quindi questa qui, le prime ore della giornata, sicuramente la parte più calda. Quindi a volte si trova anche più facilmente qui la termica, specie se c'è un po' di nord-est. Qualcosina si trova anche in questo costoncino, ma qui non ho mai trovato
Un altro punto, soprattutto con nelle ore più avanti del pomeriggio e con qualche componente da ovest, sono questi camponi qui. Questi camponi qui, la termica viene su da qui, da Godiasco, dal paese, bello caldo, l'aria si incanala dentro qui nei calanchi, prende ancora un po' di riscaldamento dalla parte qui dei calanchi e poi qui sui camponi, qui spesso qui si stacca. Anche qui ho trovato un distacco di termica, anche in questa zona qui. Quindi in genere, diciamo, una parte da esplorare è sicuramente dopo lo sgancio, prima di tutto questo costruccino qui. Va male, abbiamo perso quota, stiamo scendendo, dove andiamo a fare l'ultimo tentativo? Qui il castello, la linea, qui c'è una linea alta tensione. Ecco, la linea alta tensione, io ho riscontrato più di una volta che le termiche tendono a partire dalle linee alta tensione. E la mia teoria è che i tralicci, non tanto i fili, sono poca roba, ma i tralicci dell'alta tensione siano una specie di graticola che facilita l'innesco della termica. Sappiamo tutti che temperatura raggiunge un picchetto da tenda lasciato al sole, arriviamo un picchetto da tenda lasciato al sole, andiamo a prenderlo, ci scotta le mani. E quindi possiamo immaginare che temperatura può raggiungere il ferro di un traliccio dell'alta tensione. E ovviamente la forma del traliccio è quella che più facilmente facilita la cessione di questo riscaldamento del ferro all'aria che può tranquillamente passare dentro nel traliccio. E il risultato di questo è che io ho riscontrato in moltissime situazioni che se ci sono zone che sono tendenzialmente favorite per la termica, quindi come qui una parte di costone esposto al sole al pomeriggio, magari con una barretta di vento, però da dove parte la termica? La termica parte sul pilone dell'alta tensione. Sì, perché il traliccio fa effetto cammino, poi dentro c'è un sacco d'aria perché è vuoto. Sì, esatto. No, confermo, è una cosa che ho riscontrato in più di un'occasione. Per esempio, non so, ricordo quando volavamo a Missaglia sul San Genesio, c'è una linea alta tensione che attraversa San Genesio. Dove andavi a cercare la termica sul San Genesio? Lì, sull'alta tensione. Se la giornata era una condizione che c'era la termica, lì c'era la termica. A Calcinate, sul Nudo, c'è una linea alta tensione che attraversa, scavalca sopra il Nudo. Di nuovo vai lì. Oppure Sette Termini, anche lì è Calcinate, Sette Termini, che non è una gran montagna, una montagnola, una roba quasi, non è una, sembra una collina, a metà circa del Sette Termini c'è una linea alta tensione, se c'è la termica è lì, è sulla linea alta tensione. Non solo, sempre, adesso faccio riferimento a Calcinate perché ultimamente volo più spesso a Calcinate che non qui da noi, a Coso, Gavirate, sotto Campo dei Fiori a mezza costa, c'è una linea ad alta tensione. Se c'è un punto dove innesca la termica è quello lì. Sì, poi quasi sempre dove c'è una linea ad alta tensione sulle colline, sì, c'è il taglio del bosco. Bravo, sì. Anche. Esatto. Sì, c'è anche quello che contribuisce. Quindi sicuramente un tentativo da fare sulla linea ad alta tensione. Andata male, vabbè, uno va in prenotazione. Prenotazione, il più delle volte, chissà perché, nelle prenotazioni degli aeroporti ci sono situazioni da termica. Io ricordo anche a Missaglia, il più di una volta, di aver termicato in prenotazione, né niente, c'era la termica in prenotazione. Anche qui ci sono questi camponi qui dove si fa la prenotazione e non è infrequente, c'è la cosa, c'è la torrefazione, c'è un'altra roba. E qui, anche qui è relativamente facile trovare il termichino in prenotazione, è l'ultima risorsa prima di chiamare l'atterraggio. Mettiamo invece che ci sia andata bene, che abbiamo trovato tipicamente. Franco, aggiungi che se arrivi con qualche margine di quota in zona prenotazione, c'è sempre l'attaccatura della città di Voghera, zona ovest.
Sì, ecco, io lì sono andato poche volte, perché poi dopo, vabbè, se poi magari deve rientrare basso. Sì, tutto, vabbè, sono le case. Però certo, c'è ancora una riserva anche lì. Sconsigliato andare da questa parte, perché dove c'è il circuito del motore è meglio non andare a rompere le balle più di tanto, ecco. Quindi tentativi, diciamo, a bassa quota, facciamoli dalla parte dove abbiamo noi, diciamo, il controllo della situazione, e dove anche un tentativo a quote relativamente basse può essere, diciamo, gestito da chi in quel momento ha il controllo della radio, il controllo del traffico. Di là lasciamo stare, non andiamo a creare situazioni di questo tipo. Quindi, diciamo, i punti classici di aggancio nelle giornate normali, normalmente buone per noi, sostanzialmente sono da cercare su questo costoncino. Con la bavetta di vento da nord, se qui ha scaldato, comunque arriva aria da nord; con la bavetta di vento da sud, arriva da sud. Il criterio poi è quello classico: se uno è su una cresta, è comunque nella condizione migliore, che venga su da una parte o che venga su dall'altra. Se è sulla cresta, la trovo. Poi, naturalmente, una volta che ha preso il primo sbuffo, deve capire bene se è da nord, chiaramente la termica sarà più spostata di qua; se è da sud, la termica sarà più spostata di là. E dopo interviene tutto il discorso fatto prima per quanto riguarda il centraggio. Questi camini qui funzionano abbastanza bene. Non sempre, comunque funzionano, quindi qui spesso c'è, oltre che qui dove c'è il cimiterino, un po' meno bene, direi. Difficilmente ricordo di aver trovato qualcosa di significativo su questi camponi. Qui ci sono spesso, appunto, camponi che sembrano belli e tutto, però questa parte qui non ho me a memoria, diciamo, non ho un ricordo di aver mai trovato qualche cosa di particolarmente significativo. Qui sì. Su questa selletta qui sì, qui ricordo, qui c'è un'antennina, qui c'è una piccola antenna, ecco, una cimetta, qui anche qui qualche cosa. Però se c'è quella migliore, comunque è qui la salita. Ok, allora, supponendo di essere riusciti a fare, boh, quanto? 1.000 metri eco? Diciamo 1.000 metri eco, a volte anche meno, si sganci. Ah, tra l'altro, ecco, il discorso di fare il traino a 1.000 metri. E in condizioni normali qui non ha molto significato, perché spesso magari il plafond è a 850. Quindi uno fa il traino a 1.000 metri, poi continua a scendere fino a che è sceso a 700, 700 tolto il termichino, ecco, e poi sale fino a 850. Allora tanto valeva fare il traino a 750, insomma. Purtroppo la nostra zona non è tanto una fabbrica di termiche, quindi bisogna prendere quel poco che c'è e accontentarsi. Ok, allora, ammesso e non concesso di essere riusciti a fare, boh, diciamo, 1.000 eco, dove si può andare a fare il tentativo successivo? L'idea è comunque quella di andare sempre verso la parte dove c'è più montagna, chiamiamola montagna, insomma, dove quindi si immagina che ci sia più facilmente da salire. Allora, questa roba qui, bah, a memoria dà e non dà. Qualche cosa su questa cimetta qui, qualche cosa su questa cimetta. Più facilmente, a memoria sempre, io ricordo di aver trovato qualcosa qui, su questa selletta qui. Più che non sulla cima più alta, che è qui. Qui magari c'è lo sbuffo, si fa mezzo giro, poi dopo non tiene. Mentre la termica organizzata, ricordo di averlo trovata il più delle volte su questa selletta, perché c'è un paesino qui sotto. C'è un paesino, qui probabilmente c'è un minimo di regime di brezza di questa valletta, minimo per quanto può essere. E che tira un po' più di aria qui, boh,
qui c'è sta selletta, non so che cosa faccia. Comunque, a memoria, diciamo che le salite migliori ricordo di averle fatte piuttosto in questa zona più che non qui, oppure addirittura più spostato più in fuori su questi calanchi piuttosto che non sulla cima, piuttosto spostato sulla verticale di questi calanchi qui. L'altra zona, soprattutto se c'è una componente da est in cui cercare, chiaramente è quella presa un po' più di sopravvento col vento da est. Quindi qui c'è la cava, adesso vediamo se si riesce a vedere la cava, dov'è? Qui mi pare la cava, né? Cava rossa. La cava rossa, ecco. Qui, questa qui, con la componente di vento da est, è certamente una zona dove andare a cercare qualcosa, tanto da sta per aria. Però direi che funziona anche la parte di Salice Terme appoggiata qui al pendio, Anche questo piccolo pendio qui funziona abbastanza con l'est-nord-est, perché tira su tutta l'aria calda da Salice, e qui c'è la possibilità appunto di distacco lungo questo pendio. C'è il termichino. Non ricordo a memoria di aver mai trovato granché qui in mezzo a questi collinozzi. Sicuramente qualche cosa sulle creste qui dove c'è il castello di Pozzo Groppo, queste creste qui con il vento da est si può pensare di trovare qualche cosa. E poi vabbè, dove c'è il lancio dei par. Però ecco, diciamo che questo tende a funzionare di più con l'ovest, perché qui il riscaldamento maggiore sicuramente è da questa parte. Con l'est non è che funziona in granché sta roba qui. Questa roba funziona con l'ovest. Ovviamente se ci sono i par sono una buona indicazione. Facciamo attenzione a non andarli addosso. Ricordiamoci che loro hanno velocità e traiettorie ben diverse dalle nostre, quindi stiamo prudenti, però sicuramente questi sono una buona indicazione, e qui anche qui si può trovare delle buone salite. Altra zona dove a memoria, perché come ho detto al Carletto l'altra sera, una delle cose che mi danno il criterio per andare a cercare la termica è proprio la memoria storica, cioè il ricordo. Dice: ma io una volta che ero basso sono andato lì e sono salito, e allora provo ad andare lì. E allora uno dei punti dove ricordo di essere salito anche da basso è questo costone qui, sempre con la componente da est. Ricordiamo che da noi la componente da est è una cosa abbastanza frequente, quindi è relativamente frequente che ci si debba volare con delle componenti da est. Questo costone ricordo che qualche cosa mi ha dato. Anche qui c'è una spiegazione, chiaramente se c'è una componente abbastanza forte da est, questa roba qui è tutta appesa sotto vento, però qui il fondovalle si è illuminato bene, è bello caldo, e dopo vabbè sbatte qui, e qui c'è il costone, e qui qualche cosa dà. Poi, andando avanti, arriviamo al famoso curvone, il curvone, eccolo qui. Allora, il curvone, io ho memoria di cose potenti, ma veramente potenti, anche difficili da tenere qui in questa zona, ma in giornate che erano molto attive, cioè in giornate con cumuli e con condizioni sicuramente molto forti. Ricordo una delle primissime volte che eravamo a Rivanazzano, che cominciavamo a volare, di un volo che ho fatto, forse l'unica volta che ho volato in biposto con un nostro vecchio socio, che tra l'altro non so adesso come se la passi, che noi chiamavamo Mosè perché di cognome faceva Patriarca,
il naturalmente il soprannome del Dudu era Mosè, chiaramente. E ricordo di aver preso un trombone, un più 5 qui, e siccome erano le primissime volte che volavamo qui a Rimanazzano, e c'era un po' la fama che qui fosse difficile volare, quando ho detto, cazzo, qua che difficile, ma qui ci sono, c'è il più 5, mai più preso, mai più trovato il più 5. Però una volta almeno, qui sopra, proprio qui sopra, ricordo di essere salito a più 5. Diciamo che questa è una zona dove facilmente l'aria si muove, e si può anche intuire, c'è l'effetto di questa curva qui, è aperto al sud, se c'è l'est viene su dall'altra parte, quindi qui sicuramente è una zona dove l'aria si muove. Però il trovare qualcosa di organizzato e di sfruttabile non è poi così facile. Più facile invece trovarlo, diciamo soprattutto con componenti da sud, sopra questa zona qui dove ci sono tanti calanchi, dove c'è quindi tanta superficie che sicuramente scalda molto bene, qui sopra dove c'è qui è più facile trovare la termica. Anche qui magari all'inizio è rotta, è storta, è sbirola, è turbolenta, si fa mezzo giro su, mezzo giro giù, ci vuole un po' di pazienza a prenderla, centrarla, poi magari il vento la sposta, però qui è sicuramente un posto dove qualche cosa sì sì. Ecco lì, occhio alle quote, perché cominciamo a essere più lontani da Voghera. E allora l'ipotesi è che nel passaggio che io pian pianino sto descrivendo si riesca ogni volta a guadagnare quei 100-200 metri di plafond in più, sì. Tali per cui se va male, essendo anche più lontano, però c'è ancora comunque la planata a tornare indietro. Sì. È chiaro che la fase più delicata di questi voli è quella durante la quale si va verso la termica successiva, perché si va diciamo perdendo quota su un terreno che inevitabilmente sale. Cazzo, ricordiamoci che il fondo valle a Varzi dai 125 di casa nostra, e qui siamo già quasi sui 400 metri di fondo valle, è sempre fondo valle, cazzo, però quindi la nostra benzina che è il QFE, che è l'altezza sul terreno, è chiaro che cala. Quindi certamente l'aspetto, la parte più delicata del nostro volo è quella che va da quando abbiamo lasciato tutto quello che siamo riusciti a fare nella termica precedente e stiamo andando verso la termica successiva. È qui che bisogna avere il massimo della sensibilità e il massimo dell'attenzione a tutti gli indizi, tutti, il baffetto, il cumuletto di vento, l'uccello, il fumo, bisogna avere tutto il sistema sensorio allertato al massimo, il pilotaggio assolutamente leggero, in modo da percepire anche le minime variazioni di movimento della massa d'aria, in modo che quando finalmente si riesce a trovare lo sbuffetto, si riesce a prenderlo e a salire. Il segnale, il preavviso classico, per cui prima dell'ascendenza si trova la discendenza, non sempre funziona. Quindi, però, diciamo, una piccola discendenza può capitare, e sicuramente se c'è ancora un ragionevole margine di quota non è il caso di tornare subito indietro, un minimo di tentativo andando ancora un po' avanti si può fare, certo bisogna ragionare bene e bisogna tenersi bene il margine adeguato. È chiaro che se io lascio qui a 1200 eco, e il tentativo qui sì, lo posso ancora fare,
con prudenza, con attenzione. È chiaro che se comincio a ravanare un po' qui e poi comincio a perdere ancora altri 100-200 metri, cazzo, torna indietro. Da valutare addirittura se invece che tornare indietro sul campo, tornare lì. Se sono sicuro che ho agganciato bene e che lì c'era e che partiva di qua dal paesino, beh, è facile che la ribecco, rifaccio magari nel frattempo ha scaldato di più, faccio magari quei 150-200 metri in più e faccio il mio tentativo con un po' più di margine e poi mi va meglio. Ecco, Sant'Alberto di Butrio, ecco, adesso è venuto fuori anche la scritta qui della località dove andare a fare tentativo. Situazioni disperate, boh, allora, atterrabilità qui in valle, boh, c'è e non c'è. Boh, io quando ho fatto il danno anche al coso, all'alettone, sono finito in questo campo qui, l'ho preso in salita, e c'era dentro il grano alto, e vabbè, in quel minimo di imbardata che mi ha fatto fare il grano, la parte dell'ala che è andata all'indietro, si è infilata la spiga dentro nella fessura tra l'ala e l'alettone e ha danneggiato l'alettone. Vabbè, però un atterraggio qui si può fare. C'era un campo, mi pare, lungo la valle più vicino a Varzi, non so se qui o qui, che poteva forse essere accettabile, però insomma non è che ci sia un grande, credo che il Marco Bertoluzzo sia riuscito ad atterrare anche qui in qualcuno di questi campi qui ai piedi del Penice. Non è una bella prova. Diciamo che è molto meglio tenersi il margine di quota per tornare indietro, quantomeno per tornare a questa parte qui della valle, dove è decisamente più facile trovare un campo accettabile. Insomma, sì, Pontenizza, Godiasco, si atterra bene. Godiasco, esatto. C'è possibilità anche qui, qui. Questi camponi qui, dipende da cosa c'è dentro, dalle culture, però qui al curvone, anche qui. Sì, con un bipoto siamo atterrati in salita. No, ma va bene. Sì, esatto, sì, qui è ancora una roba possibile. Dopo qui diventa più impegnativo. Io l'ho fatto qui, però purtroppo ho fatto anche un po' di danni. Il Bertoluzzo non lo so esattamente dove è riuscito a trovare qualche cosa, credo da queste parti qui, dalla descrizione che ricordo che ha fatto, comunque era ai piedi del Penice. Però immaginiamo che la cosa ci è andata bene e che quindi magari qui sulle creste, qui sempre il discorso delle creste, le creste funzionano perché se c'è il vento da sud viene su di qua, se c'è il vento da nord-est viene su di qua, se sono sulla cresta, se c'è da qualche parte la trovo. E quindi i tentativi è comunque preferibile, se uno ha la quota, chiaramente andarli a fare sopra la cresta. Ricordo sempre memoria di essere salito qui in questa zona qui, perché non lo so, però ho memoria di più di una volta di essere riuscito a trovare una salita qui cosa c'è? Valverde, Zavattarello, diciamo. Sì, Valverde, ti confermo. Ecco, nella zona che va poi verso la Valtidone, perché questa qui è già una laterale della Valtidone. Sì. Qui siamo già fuori dalla Valstafora. Qui lo spartiacque, questo qui è lo spartiacque Stafora-Tidone. Di qui è Stafora, di qui è Tidone. Sì. Qui siamo già. Valverde è già Valtidone. Sì, esatto. Qui è già una laterale della Valtidone. C'è il Tidone e il Tidoncello. E qui c'è chiaramente il laghetto. Ecco qui, allora, dove ho trovato sia di qua che di là della diga, più facilmente di qua della diga, ricordo di essere riuscito a trovare delle salite, e poi ho memoria di una salita su quel paesino che è tutto sul costone. Sì. Vero. Ecco, su quel paesino qui. C'è un crinale morbido, lunghissimo. Crinale, bravo, ecco. Io di campi arati chiari. E la Madonna del Vento lì, se non mi sbaglio. Più di una volta di essere riuscito a salire qui sopra, sì. Su questo crinale qui. Sì, anche quando non trovi più niente, poi lì qualcosa trovi sempre. Sì, sono quei posti, appunto, come dico, disperato, qualcosa. Sì, ho memoria anche della volta che proprio mi sono fatto
fregare completamente dal vento e sono finito poi per atterrare qui. E vabbè, sempre qui, anche campo, qui, campo in salita qui. Qualche cosina ricordo di aver preso sempre con la storia del nord-est, di una dinamichina su quel costone qui, ma roba da arrivare a malapena ad avere quote per sfogare comunque fuori in pianura e poi per trovare magari la termica più facilmente fuori in pianura, magari sul paese o su cosa. E qui la dinamichina su questo costoncino battuto dal nord-est, insomma, vabbè. Però c'è diciamo anche quella cava che c'è, vai più a destra, Franco? No, più a destra. Qui. Quella cava, sì, anche lì. Qui. Sì, sì. Cioè, prima di sbucare in pianura, se vai in pianura a cercarti un campo per atterrare, ti passi di lì, può essere che poi torni a casa con quella. Sì, sì, con prudenza, insomma. Sì, sì, sì. Altre cose significative qui su questo territorio al momento a memoria non ne ricordo. Diciamo che qui cominciamo già ad andare in zone dove poi se si finisce bassi comincia a diventare un po' un problema tornare indietro, ecco. Ricordo ancora una salita, qui siamo già in piena Valtidone, ricordo una salita su questa cresta qui c'è un castello diroccato e ricordo di essere salito bene una volta qui. Così come ricordo una salita su questa cresta qui. Questa qui è la cresta che va verso il Penice, l'avete presente? Sì. Quindi è sempre quella che separa, diciamo, la Staffora. Riuscite a seguirmi? Va bene questa visualizzazione? Sì, sì. Va benissimo. Dunque, adesso qui ci siamo un po', siamo andati già a finire verso il Penice, vediamo di tornare un po' sui nostri passi. Vediamo di tornare, ecco, allora qui siamo a Zavattarello, quindi qui, ecco. Allora, questo costone qui, anche questo qui lavora abbastanza bene, anche qui, anche questa cimetta qui, ricordo una volta di essere riuscito a venire su anche dal basso qui dentro, di essere riuscito a risalire qui sopra, su questa cresta. Qui andiamo già verso il Penice, di qua, ripeto, siamo ancora in Valtidone. Ecco, allora vediamo un possibile aggancio al Penice. Adesso si ferma un po' la cosa. Allora, vediamo di vero da qui, da Varzi. No, dimenticavo. Allora, zona sicuramente da termica è questa zona qui con tutti i calanchi qui qualche cosa si trova, tutta questa zona qui. Sembra un po' turbolento però lì. Però esatto, sì. Cioè diciamo che è da sopravvivenza. Ecco, allora, altra cosa, quando si è bassi, la prima cosa è quella di riuscire a cercare almeno di fermare la discesa. Non dico di salire, ma smettere di scendere è importante, perché dà la possibilità di ragionare, di guardarsi in giro, di fare delle considerazioni senza avere l'ansia immediata di dire adesso devo andare giù. No, momento. Adesso intanto comincio a stare su e quindi allora vedo un po' meglio com'è lo scaroccio del vento, quindi riesco a capire un po' meglio il vento, vedo se ci sono i cumuli, vedo come girano, come si spostano. Mi rilasso. Mi rilasso, che è un'altra cosa molto importante, guardo meglio giù i campi, ragiono un po' meglio, cazzo, se proprio mi va male, dove cacchio vado a finire, vado lì piuttosto che là, piuttosto che qua. Quindi la prima cosa è comunque riuscire in un qualche modo a fermare la discendenza. Allora, chiaramente, se c'è vento e c'è un minimo di pendio, la prima cosa è buttarsi addosso al pendio sopra vento. Per mal che vada, qualche cosina si riesce a trovare, almeno
da stare su. È chiaro che poi magari c'è soltanto c'è il metrino quando faccio la passata, e poi dopo quando faccio il giro che mi stacco dal costone per fare l'otto, il metrino lo perdo, ma se dopo mi riattacco al costone e mi ridà il metrino e mediamente vedo che il mediometro mi dice che sono a zero, intanto sto lì e intanto comincio a vedere, guardare, ragionare. Ecco. Quindi il discorso, dice giustamente Damino, qui spesso il turbolente magari non si organizza bene sotto forma di termica, però questa qui è una zona dove posso andare a cercare quantomeno di star per aria e ragionare su quello che poi posso fare successivamente. Salita veramente da dire di averla trovata una salita, ricordo piuttosto di averla trovata qui, in questa zona qui. Qui sì, qui ricordo di essere salito su questa cresta qui, più di una volta. Qui diciamo più da, come giustamente dice, almeno da non andare per te. Sì, prendi tempo così ti guardi in giro, insomma. No, è importante. Supponiamo di essere riusciti a fare, butto lì, un 1600-1700 eco qui, a quel punto un tentativo al penice vale la pena di farlo. O brallo. Allora, io dove ricordo io di essere riuscito a salire, naturalmente con una quota così, non è che arrivi sul penice, cazzo, arrivi addosso il penice. Allora, il più delle volte, specialmente, diciamo, se io devo cancellare questa roba qui, come si fa? Sono andato solo, vai. Specialmente se non particolarmente alto, è questo sperone qui, questa parte qui che viene in fuori allora questa qui è la cima principale, no, con le antenne, ok, questa è la valle Stafora, la parte alta della valle Stafora, questo sperone qui è il Monte Alpe, non mi ricordo più, non lo so come si chiama, però da questa parte qui, non di là, non da nord, ma di qua, allora diciamo che se c'è il classico vento di nord-est, è relativamente schermato dalla parte più alta qui del penice, e in particolare se sei da questa parte ulteriormente schermato dal costoncino. E quindi se qui c'è una buona insolazione e qui c'è ancora qualche ragionevole serbatoio abbastanza di aria calda, e più di una volta io ricordo di essere riuscito a risalire ravanando dentro qui contro questo costone qui, e poi pian pianino si è organizzata come termica. Quindi dovendo fare un tentativo di tirarmi su in una situazione in cui non ho la quota per arrivare direttamente sopra qui, ma e o al limite me la voglio tenere con un po' di margine, un primo tentativo direi che vale la pena di andarlo a fare in questa zona qui, magari poi anche più in dentro, può essere magari più esterno qui oppure più forte. Per esempio, se c'è sicuramente una piccola componente da os qui dentro, magari la cosa parte più, diciamo, dentro qui, fa un po' da cucchiaio, spinge un pochino qui, e poi magari la termica parte piuttosto da qui. Se invece, oppure dopo aver fatto la quota qui, oppure si arriva già con una buona quota, il punto dove di solito parte la termica buona è l'incrocio delle stradine qui. Qui c'è le due stradine, quella del varico di giù, quella che vedo. Se c'è la termica buona, almeno la mia memoria personale è che parte da qui. Poi naturalmente al solito discorso, se c'è il vento, naturalmente dopo essersi staccata da qui, la termica poi si sposta. Quindi se c'è la componente da est, me la trovo più spostata di qua e mi trovo il cumulo da questa parte. Se c'è la componente da ovest, troverò poi magari il cumulo, magari è lì sulla cresta, però la termica viene su da qui. Quindi se sono basso e se devo andarla a cercare, il primo tentativo io lo andrei a fare a ravanare qui sopra. Questo
diciamo, per quanto riguarda la mia memoria di Terni. Scusa, come quote di sicurezza in questa zona siamo sui 2000 metri per tornare a casa? Allora, diciamo, chilometricamente qui vado a memoria, ma sono 25-26 chilometri. Dammino mi e anche qualcosa in più, Franco. 27. Perché diciamo sono che... la cima del Penice a 27, lì sei già un po' più in là, quindi... No, non sei più in là, guarda che sei... No, sei attraverso, dai. Sì, però insomma... Cioè, vabbè, comunque arrotondiamo a 30. Arrotondiamo a 30, uno dice 30, 1000 metri, 1000 QFE, col cazzo. No. Perché? Perché c'è il giro, mica puoi andare in rotta. Non ti hanno ancora fatto la galleria qui sopra Varzi. Questo però è positivo e negativo nello stesso senso. Allora, mettiamo che ci sia lo stramaledetta componente da est, ma la stramaledetta componente da est, se io mi faccio tutto qui, tutto appoggiato qui, sto appoggiato qui, seguo il curvone qui, continuo a appoggiare, facilmente arrivo qui che ho ancora il mio margine ragionevole per fare l'ultimo salto. Sì, la allunghi un po', però almeno non scendi. Scendi. Naturalmente è un volo da fare sempre facendo le tiratine dove c'è lo sbuffetto positivo, spingere un attimino di più dove manca lo sbuffetto, certo. Quindi sfruttare tutto il possibile, però nonostante che il percorso sia molto più lungo, anche con, non dico 1000 metri eco, sono veramente pochini, oh. Però io ho provato a farlo anche con qualcosa di meno, meglio non farle queste esperienze, però con un 1200 eco si può ancora pensare di arrivare a casa. Chiaramente l'opposto se c'è il vento da sud. È chiaro che vento da sud, tutto appoggiato qui. E di nuovo, anche con quello, nonostante che faccio il percorso più lungo, perché non vado in rotta, faccio il giro del curvone, e però allungo l'efficienza, chiaramente. Sì, poi il vento da sud, a parte l'appoggio migliore, fai una via più breve e poi c'è l'incoda che ti porta a casa, no? Quindi, cioè... Ma non solo, ma il discorso è, mal che vada, mi porto in una zona terrabile. Sì. Qui... Almeno Ponte Nizza, almeno Godiasco. Qui un atterraggio posso anche fare. Quindi quella, la prima cosa è quella lì. Quindi diciamo che... Stare a cercare di tirarsi su qui troppo bassi è troppo rischioso, perché dopo qui effettivamente andare a approcciare un atterraggio fuori campo qui e venire su, sì, diciamo, allora, se la giornata è molto attiva, magari andare proprio sul paese, su Varzi, in pieno il termicone si trova, ma cavolo, quando si è bassi, poi il terreno è alto lì, Franco. riuscire a fare i primi giri stando dentro, perché il termicone ti dà mezzo giro magari a 2 metri e poi ti dà l'altro mezzo giro a 3 metri a scendere, e riuscire a starci dentro al primo giro non è uno scherzo. Quindi sono esperienze da non fare. Comunque immaginiamo che tutto sia andato bene e che uno sia riuscito a tirarsi su, diciamo che qui in una giornata buona è una zona dove si dovrebbero fare almeno i 2002 eco, almeno i 2002 eco. Ma anche perché, Franco, 2000... arrivare sotto cresta al Penice è una sofferenza, ti passi un'ora lì prima di vedere la luce, quindi lì è sempre meglio arrivare sempre in cresta, insomma, viaggiando in cresta. Sì, certamente, questa è una regola generale, anche perché, ripetiamo per l'ennesima volta, cazzo, se uno è sulla cresta, che l'aria venga su da una parte, che l'aria venga su dall'altra, cazzo, se c'è qualche cosa sulla cresta la trovo, ecco. Al limite può essere, non so, può essere, non dico necessariamente una termica, ma può essere la parte finale della dinamica, perché anche la dinamica non è che si esaurisce alla quota del costone, se è una bella dinamica, la dinamica prosegue oltre la quota del costone, quindi se uno è sopra, anche se non è termica, però magari lo sbaffetto di dinamica, tanto da fare quello che dicevamo prima, da star per aria, da non andare giù, da ragionare.
Poi vabbè, oggi non passiamo le colonne d'Ercole, non andiamo al di là del Penice, rimaniamo nella nostra zona. Andiamo magari a fare un giretto in pianura. Perché noi sì, Franco, vai anche verso ovest, cioè la parte della Valle del Curone, il Pertuso, quella zona lì. Infatti, insomma, ci spostiamo da questa parte. Allora, abbiamo detto che sicuramente qualche tentativo da fare è da fare qui dove ci sono i parapendio, qui cos'è? Cade il monte, no? Questa zona qui sicuramente è una zona buona, potenzialmente buona. Ricordo poco o niente qui nella Val Curone, non ho memoria, salvo credo qualche atterraggio del buon Edoardo qui in Val Curone, e va bene. Tutte queste collinette qui non ricordo che mi abbiano dato mai un granché, salvo la parte diciamo più a sud verso la Val Borbera, qui. Queste creste qui cominciamo poi già ad andare verso la Val Borbera e addirittura poi la zona qui del Pertuso, però anche qui, ecco qui il Pertuso, eccolo qua, però ecco anche qui è meglio non arrivarci troppo basso, perché qui di nuovo sì, c'è atterrabilità in Val Borbera, ok, insomma. Però insomma comincia a diventare una roba scomoda, un recupero fino in Val Borbera. No, ma anche perché poi la Val Borbera va verso Novi da lì in poi, quindi non torni indietro. Sì, poi da un'altra parte. Oltretutto, sì. Ecco. Però ecco, diciamo che su queste crestine qui a nord della Val Borbera, qui qualche cosa io ricordo di aver trovato. C'è una zona dove c'è un trasmettitore, c'è un'antenna su uno di questi montarozzi qui, c'è un'antenna molto grossa, ecco, in quella zona lì ricordo di essere riuscito a trovare da salire, altrimenti fuori più nel pedemontano, chiamiamolo così, che qui è più piede e poco montano, la zona qui dove c'è tutta la parte industriale, anche qualche cosa si trova. Ricordo più di una volta di aver trovato la termica qui, perché non lo so, ma l'ho trovata più di una volta qui sul Curone, proprio in questa zona qui. Diciamo che ecco, questa qui qual è? È quella che quando arrivi da Tortona e che non hai la sicurezza dell'atterraggio con procedura corretta a cosa. Piuttosto che niente, qui qualche cosa, termichino, ricordo di averlo trovato qui, su questa zona qui del Curone. Poco o niente qui su Viguzzolo, e poi vabbè, l'altra risorsa è Tortona città, anche perché Tortona città significa poi comunque avere la sicurezza dell'avio Tortona. Ricordo il criterio per riconoscere l'avio Tortona, a parte che qui si vede benissimo che è qui, eccola qui, e il criterio è quello: area di servizio sull'autostrada di qua, area di servizio sull'autostrada di là, congiungente delle due aree di servizio, a metà c'è è qua l'altra area di servizio, eccola qui, area di servizio sull'autostrada di qua, area di servizio di qua, a metà c'è l'avio Tortona. Allora, Tortona, stazione ferroviaria, o comunque questa zona qui, ecco. Questa zona qui dà, magari non tantissimo, però il termichino qui su questa zona qui si riesce a trovare. Meno sulla parte collinare, qui non ricordo di essere mai salito particolarmente. Qui sì, su questa zona qui sì. E poi dove c'è questa ira di Dio di svincoli abbandonati, qui dove c'è tutti questi incroci di autostrade, qui qualche cosa si trova, e poi qui si va verso di qua, verso le cave, qui questa neanche tanto, piuttosto di qua,
e poi la mitica zona delle macchine, ricordandosi quello che ho detto, mai cercare andarla a cercare al centro, andarla a cercare agli spigoli. Facilmente qui, una volta che uno è arrivato qui, deve aspettarsi la bavetta da sud, se non il vento forte, quantomeno la bavetta, e quindi uno le termiche le deve andare sempre a cercare nella parte dove deve immaginare che il vento ha spinto l'aria calda contro un qualche cosa. Ecco, il qualche cosa, ricordiamo, molto importante, il qualche cosa che fa partire la termica, sono i terrapieni. Questa qui è l'autostrada. L'autostrada, per poco che sia, è in rilevato, e il terrapieno dell'autostrada comunque fa il distacco. Naturalmente la salita dovrebbero aspettare, è chiaro, dall'altra parte. Dall'altra parte. La salita me la troverò dall'altra parte. E adesso, qui forse in queste fotografie non sono recentissime, molte zone qui hanno dei campi solari. Ecco. I campi solari sono un'altra fonte abbastanza notevole di termiche. Per cui su questo diciamo allineamento qui, che va dalla periferia di Tortona, dove diciamo uno è in locale qui dell'Avio Tortona e quindi può fare tentativi anche a quote relativamente basse, con una certa tranquillità, diciamo, peggio vado giù lì. E l'altro punto, diciamo, di sicurezza, che può essere l'aeroporto di Alessandria, poi in mezzo c'è la Filippona, adesso andiamo a vedere bene anche dov'è sta Filippona, comunque la zona, l'aeroporto di Alessandria l'abbiamo qui. Ecco, questo allineamento qui con l'autostrada è comunque generalmente un allineamento dove qualche cosa si trova. Ecco, ce n'è di grossi verso Spinetta Marengo, dove c'è la piscina. Sì. Anche lì, qui la zona qui del petrochimico di Spinetta Marengo, questa qui è un'altra zona abbastanza generosa per quanto riguarda le termiche. Approfittiamo per andare a dare un'occhiata all'avio superficie della Filippona, che io più di una volta ho mancato. Una volta sono andato a atterrare in un campo qui perché ero così basso che non la vedevo. Ah, eccola qui, la mia superficie della Filippona, e questa striscia qui. Strisciolina piccolina. Sì. Piccolina. Allora, riferimenti sono i laghetti qui e poco altro. Questa strada è questo bivio, ecco, c'è questo bivio qui abbastanza riconoscibile, né? Questo bivio di queste due strade, quella che viene giù di qua e questa qua, né? E la Filippone è lungo questa. E si vede abbastanza Langarino, ecco, Langarino. Sì, non si vede più perché si è mezzo demolito. Comunque la striscia è questa. E questa è esattamente a metà fra l'avio Tortona che è qui e l'aeroporto, chiamiamolo l'aeroporto, l'aeroporto di Alessandria, che vabbè, comunque diciamo per l'atterraggio tutta sicurezza. L'idea poi di venire via a traino lì, Sandamino. Parliamone. Scusate se rompo le scatole, la procedura di atterraggio per Alessandria dai laghetti verso la città, giusto? Sì. Non passare sulla città, che non c'è motivo, anche perché c'è un filare alberato è un casino, è alto il filare. No, fai sempre una prenotazione qui. Fai sul lago. Qui e poi. Occhio all'alta tensione intestata nord, che non è che si veda tanto, perché quando atterri c'è il sole con negli occhi e può essere che non la vedi. C'è un'altra tensione che passa proprio intestata sulla fascia carrozze, occhi aperti. Allora, diciamo una cosa, che se ti capita di andare giù facilmente è perché c'è lo stramaledetto vento da sud. Da sud, certo. Allora, lo stramaledetto vento da sud forte fa sì che se tu anche ti presenti qui intestata pista con 200 metri, ti fermi prima di metà pista. Quindi, sì. Non c'è problema. Ecco, dove andare a cercare la termica qui Alessandria? Allora, io ricordo sempre a memoria di averla trovata piuttosto fuori qui in periferia,
qui è la confluenza Bormida-Tanaro, piuttosto in queste zone qui, fuori città. Sulla città non ho mai trovato un piffero di niente. No, sulla ferrovia si trova a volte. Se no, di qua, dall'altra parte della città. Esatto, da questa parte qui, addirittura sulla cittadella, sulla ferrovia, queste zone qui, più facilmente si riesce a trovare la terra. Io ho avuto un aggancio comunque molto, praticamente da fare un sottovento stretto e atterrare sull'aeroporto, proprio, vedi dove è la testata sud, dove fa lo spigolo il filare d'alberi con l'allineamento dei due hangar, dei tre hangar. Ecco, proprio su lì, ma io ho agganciato a 70-80 metri, poi ho fatto 1500, capito? Questo atterrando questa non l'avevo provata, ma è buona dritta da tenere presa. Prima da atterrare, passare su quell'angolino lì, lo spigolino lì, al massimo allarghi a terra. Tanto non c'è mai nessuno ad Alessandria, si fanno le chiamate, ma è il deserto, è l'aeromorto quello lì, non l'aeroporto, sempre col vento da sud, dinamichetta della serie che abbiamo detto prima, intanto non vado per terra e poi ci ragiono, però niente di più, qui niente di più che la dinamichetta. Sì, quelle colline non danno mai niente. Strappa tutto. No, ma sai perché, Franco? Perché normalmente l'energia col vento da sud, l'energia la succhia Alessandria, Spinetta Marengo, là non arriva più niente. Spostandoci un pochino più, mamma, che gli ho dato un colpo troppo forte. Adesso aspettiamo che compili, che ricarichi la foto. Allora, facciamo ancora un giro verso Novi e poi diciamo che per oggi abbiamo spazzolato abbastanza le possibilità per quanto riguarda i nostri allievi. Allora, l'orticello allargato. Ecco, allora, il nostro, quindi qua abbiamo le macchine riconoscibili, qui abbiamo la stazione di Novi Ligure e qui abbiamo la pista di Novi. Allora, qui vabbè, la stazione, l'Ilva, tutte ste robe qui, ma anche la città, insomma, sempre con lo stramaledetto vento da sud, chiaramente la termica se la deve andare a cercare in queste zone qui. Io ricordo addirittura una volta con vento molto forte da sud, che non avevo più neanche il margine per andare giù in pista e di averla trovata sull'area di servizio qui. Staccava dall'area di servizio e ravanando qui sono riuscito a fare la quota per poter rientrare. Questo chiaramente con il Berfalque, quindi con una planata che contro vento avrà avuto 1,15 forse, se andava bene. E comunque il distacco l'ho trovato qui sull'area di servizio. Anche qui da Pozzuolo qualche cosa sempre col sud si forma in condizioni, diciamo, di vento meno forte o comunque di brezza. Il più delle volte il termicone, ricordo di averlo trovato su questi camponi, quindi venendo dalla nostra zona, da Voghera, più o meno in rotta verso Novi, una volta superate tutte queste colline, qui sullo Scrivia comincia a esserci qualche cosina, però non sempre ben buona e organizzata, e invece la termica buona l'ho trovata più di una volta. Oppure un po' più sud dove c'è la SPAD, lì c'è una spaccatura e si forma la termica. Non so se è la SPAD che la fa, la termica o la spaccatura, però insomma può essere, non lo so. Dove senti l'odore dei dadi quando sei in termica? No, dall'altra parte dello Scrivia, a est dello Scrivia. A est dello Scrivia, Franco. Alle fine proprio delle colline. Ah, scusa, sì, qui.
qui. Esatto. Sì, qui, qui. Sì. Quel Gassararo Spinola lì, come cazzo si chiama, che è un po' più a sud di quello lì. Sì, proprio finite le colline, dove le colline cadono giù nello Scrivia. Ah, qui, sì. E lì c'è la fabbrica dei dadi. Sì, e... sì, è vero, sì. Sì, ricordo anche io di essere salito qui, in questa zona qui, sì. È vero, confermo. Scusa Franco, una domanda. Ok. Io sì, so, ho visto su Google Maps che tra Novi Ligure e Tortona ci sono diversi campi di pannelli solari, sì, quelli sono produttivi oppure no? Confermo, l'ho detto prima, sì, sono validi. Sì. Ah, scusa, non ho sentito. Sì, perché si scaldano e sono sollevati, sotto c'è una ventilazione, c'è dell'aria sotto disponibile a farsi scaldare e a salire. E non, però li senti quando sei basso. Non so se poi l'energia che esce da lì è sufficiente per farti fare una buona quota. Certo, non... Quindi devi vedere se il cumulo oppure no. No, no, ma io... come sempre, possono essere quelli che danno quel mezzo grado in più, che se la situazione è già lì al limite per far partire la termica, te la fanno partire. Sì, sì, io li ho agganciato più o meno a 300 metri e sono riuscito a fare con Furmi 1200-1400 e poi siamo andati via. Stavo atterrando, stavo lì, proprio dalle parti dei pannelli solari. Sì. Da 300 metri sono risalito. Confermo. Sì, no, perché l'energia, siccome si surriscaldano, l'energia c'è, e poi sotto c'è aria sotto, perché sono sollevati da terra, quindi sotto c'è dell'aria disponibile a passare sopra, a farsi scaldare e proseguire. Però bisogna vedere dove ti porta. Cioè, per salvarsi va benissimo, ecco. Sì, assolutamente. Sì. Meglio lì che su un bosco, insomma. Ecco. Confermo. Va bene, allora... diciamo che il suggerimento che mi sento comunque di dare è, vabbè, il primo, quello più grosso, volare, cosa che purtroppo adesso non possiamo fare, ma appena si potrà volare, anche con condizioni non particolarmente buone, quindi prendere tutto per fare allenamento. Allenarsi al pilotaggio il più pulito possibile e all'azione la più ridotta possibile sui comandi, giocando su quello che ho detto, cioè giocando di anticipo. Non aspettare che le turbulenze, i movimenti della massa d'aria abbiano determinato una modifica apprezzabile della traiettoria, ma riuscire a cogliere che sta cambiando la traiettoria, prima che sia cambiata, e lì dare quel minimo di comando giusto per mantenere l'assetto. Parlavo di assetto, per mantenere l'assetto costante. Nella spirale quell'esercizio lì è fondamentale, quello di mantenere i tre parametri costanti, senza guardare gli strumenti, quindi pendenza, cadenza e inclinazione, facendo quell'esercizio lì di traguardare il musetto rispetto all'orizzonte. Riuscire a non essere rigidi sui comandi, ma assolutamente morbidi, in modo da sentire anche le più piccole variazioni, i più piccoli movimenti che comunque l'aria ci trasmette, anche attraverso la reazione sui comandi. Per quanto riguarda il centraggio delle termiche, l'unica è fare allenamento. Ecco, c'è solo una manovra che io ho fatto in più di un'occasione, e in più di un'occasione mi è andata bene. Mi rendo conto che sono molto fuori dal centro della termica, ma mi rendo anche conto che la termica è molto buona, addirittura l'inversione della spirale, cioè nel momento in cui passo dentro nella parte dove la termica tira, a quel punto lì invertire la spirale, ma proprio deciso, con un comando molto deciso. E in molte occasioni in questa manovra sono riuscito più facilmente a acchiappare il cuore della termica, piuttosto che con le approssimazioni successive dei piccoli spostamenti. Ma potrebbe essere che invertendo la termica cambi la mano,
Cioè cambi anche lo stile di pilotaggio. Anche. Forse avevi uno stile di pilotaggio inadeguato a quella termica lì, l'hai anche cambiato, perché anche noi alle termiche ci dobbiamo adattare. Anche. Cioè dipende da come è fatta lei. E siccome a volte invertendo cambi lo stile, cambi la mano, anche, e a quel punto ti adatti forse meglio la termica. Potrebbe essere una ragione, però sai, la butto lì. Però l'ho sperimentato più di un'occasione con successo. Va bene ragazzi, io vi saluto, vi auguro un buon fine settimana per quanto possibile in queste condizioni. Grazie per la cortese attenzione. Grazie a te Franco. Grazie a te Franco. Grazie. 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 Grazie Franco. Ciao.